C'è voluta una tripletta di Simone Pezzullo nei supplementari per rompere il grande equilibrio, nel gioco e nel risultato, tra Pensione Chiappino e Sant'Angelo. I pirati vanno avanti, approdando a gonfie vele verso i quarti di finale. Pensione Chiappino-Sant'Angelo è la storia di una gara ben giocata da entrambe le compagini ed equilibrata. A risentirne in alcuni momenti è lo spettacolo, con le emozioni che nell'arco del primo tempo si contano sulle dita di una mano. La Chiappino ci prova con una bella conclusione di Filippo Buono, ma economico e attento. Il Sant'Angelo invece aumenta i giri del proprio motore, soprattutto nella parte finale del primo tempo, quando crea più di qualche apprensione alla retroguardia di Tebbi, allenatore in seconda dell'Ischia. Si va a riposo sullo 0-0. La ripresa è più emozionante, con le due squadre che provano a trovare la via del gol, ma spesso vengono frenati dalla paura di andare in svantaggio. L'occasione più clamorosa è per i pirati, che per poco non sfruttano un'approssimativa uscita di Castaldi. Dopo alcune azioni interessanti da entrambe le parti, il Sant'Angelo si porta in vantaggio al 63° minuto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra, la palla giunge a Luca Poerio, che mezza sforbiciata batte Castaldi. Passano appena 5 minuti e arriva immediata la risposta della Pensione Chiappino. Lo specialista Calise, dalla lunga distanza, batte il non esente da colpo economico, riportando la gara in parità. Nei restanti 11 minuti di gioco il risultato non cambia più, nonostante non manchi qualche chance valida. Si va ai supplementari. La Chiappino, penalizzata dalle uscite dal campo obbligatorie di Calafiore e Siconolfi, va in grande difficoltà. Ne approfitta Simone Pezzullo, che con un bolide riporta in vantaggio la squadra del mister Alemattera. La partita di fatto si chiude qui. La Treninos Gang, nel perseguire il vano tentativo di acciuffare il pari, si scopre e viene trafitta ancora due volte in contropiede dal veloce Simone Pezzullo, il quale mette così a segno la personale tripletta. Negli ultimi minuti il Sant'Angelo fa melina, pensando già ai quarti, per i quali si dovrà cercare di recuperare Luigi Moggio, centrocampista uscito a gara in corso per un infortunio muscolare. Sì, abbiamo fatto un cambio obbligato per Gennaro D'Ambra, quindi inizialmente al primo supplementare siamo andati un poco in difficoltà e in 5 minuti abbiamo preso 2 gol subito e quasi allo scadere del primo tempo abbiamo preso il quarto. Purtroppo poi siamo buttati avanti, non siamo riusciti, il tempo era poco e non ci siamo riusciti a rimetterci in gara, purtroppo ormai il distacco era troppo elevato. Cosa vi è mancato per assurare il turno? Oltre questa partita, purtroppo tutta la stagione non è che sia andata come gli altri anni, abbiamo riacciuffato qualcuno all'ultimo, ma purtroppo poteva andare meglio, ma siamo contenti lo stesso che comunque la fase 1 l'abbiamo portata al termine e che non ce l'aspettavamo. Tutte le penalità che abbiamo avuto per non esserci mai riusciti a riunire, diciamo, sempre tutti quanti. Sì, c'è stato un equilibrio per tutti i 90 minuti, infatti la partita è stata sbloccata negli ultimi 10 minuti, c'è stato questo batti e ribatti in aria, firmato il gol Poerio, però c'è stato subito il pareggio da parte della Pensione Chiappino. Comunque è stata una partita molto combattuta, occasioni da una parte e dall'altra. Poi giustamente magari viene fuori qualche giocatore che ha avuto con più prestanza fisica, magari con un'attività fisica migliore rispetto agli altri, e l'ho deciso io con 3 gol, anche perché la squadra avversaria è calata molto fisicamente nei tempi supplementari. Sono riuscito a fare questi 3 gol e, diciamo, a portare la mia squadra ai quarti. Hai fatto 3 gol, porterai la palla a casa come si usa fare in Inghilterra? O... No, la rimango qui a Peppe. L'unico pallone buono che abbiamo è tutto il torneo, lo conserviamo per le altre partite.